Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Oggi al Ca' Foscari Short Film Festival abbiamo l'onore di assistere alla masterclass del grande direttore della fotografia Luca Bigazzi, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali. Bigazzi verrà intervistato da Robin Androlo, ex studente dell'Università Ca' Foscari e del Master in Fine Arts and Filmmaking della stessa, ora direttore della fotografia. Il suo intervento sarà intervallato da clip di film ai quali Bigazzi ha collaborato. Good afternoon and welcome to everyone. Today at the Ca' Foscari Short Film Festival, we have the honor to attend the masterclass of the great director of photography, Luca Bigazzi, winner of numerous national and international awards. Bigazzi will be interviewed by Robin Andriolo, a former student of Ca' Foscari University and its master in fine arts in filmmaking, now a director of photography. During his interview, there will be shown clips from films in which Bigazzi has worked on. We welcome on the stage Luca Bigazzi and Robin Andriolo. Accogliamo sul palco Luca Bigazzi e Robin Andriolo. Grazie per la presentazione. Qui con noi il grande Luca Bigazzi, che non ha bisogno di presentazioni. Io comincerei già con la prima domanda, proprio a livello introduttivo, ti chiederei come hai iniziato la tua carriera, un po' anche per ispirare i giovani aspiranti di OP presenti in sala. Speriamo di tranquillizzarli più che di ispirarli, nel senso che il mio percorso è molto anomalo, nel senso che io non ho fatto nessuna scuola di cinema e non ho neanche fatto mai l'assistente operatore, l'operatore di macchina per nessun altro. Io ho fatto molta politica quando ero al liceo, nella sinistra extraparlamentare, cosa di cui sono molto fiero e che rivendico, e quindi ho studiato pochissimo anche a scuola, facevo solo politica. Stiamo parlando degli anni 70, metà degli anni 70. E quando ero a scuola, il mio compagno di banca, un mio caro amico, era Silvio Soldini, che dopo la scuola è andato a fare una scuola di cinema a New York, la New York University di regia, e quando è tornato, dopo 3 anni, siccome lui sapeva che io ero appassionato di fotografia, ma fotografia così, facevo delle fotografie e mi interessavo di fotografia, mi ha chiesto se volevo fare la fotografia di un corto che avremmo prodotto insieme e che abbiamo fatto. Io in realtà un pochino qualcosa sapevo perché mio padre faceva il regista in pubblicità a Milano e quindi finito il liceo per vivere facevo un po' il suo aiuto, un po' la segretaria d'edizione delle pubblicità. Ero la peggiore segretaria d'edizione del mondo, nel senso che odiavo la pubblicità, odiavo le luci della pubblicità, mi faceva schifo tutto quello che facevano. Quindi vedevo queste cose e mi sembrava veramente assurdo, nel senso c'erano delle centinaia di proiettori per illuminare vasetti di detersivo, insomma cose allucinanti, che dicevo ma cosa sta succedendo in questo posto? E, soprattutto perché stiamo parlando degli anni 80, i primi anni 80, in Italia e in Europa. Iniziava a essere concepito un tipo di cinema radicalmente diverso, cioè erano gli anni del nuovo cinema tedesco, erano gli anni dei film di Fassbinder, di Werner Herzog, di Wenders, insomma erano degli anni in cui per la prima volta la luce iniziava ad essere qualcosa di naturalistico, perché uscivano le prime ottiche sensibili, il Zeiss 1.3, perché uscivano delle pellicole più sensibili, nel senso che una volta la pellicola era tipo 100 ASA, una cosa del genere, iniziavano ad essere finalmente delle pellicole a 320 ASA, poi 500 ASA, insomma si iniziava a pensare che forse si poteva mettere un po' meno luce. E allora cosa è successo? Che con Silvio abbiamo deciso di fare questo piccolo film che doveva durare mezz'ora, invece è durato un'ora, il montaggio finale era 1 ora e 20. L'abbiamo fatto con degli amici, nessuno di noi era un professionista, nessuno, io rubavo le luci del set pubblicitario là di giorno e giravamo di notte. Il mio assistente era il fratello di Silvio, che non aveva mai fatto l'assistente, il macchinista era un mio amico, che era uno che non riesce neanche a sollevare questo tavolino da tanto è magro,
E abbiamo fatto in 6 mesi questo piccolo film in bianco e nero, 16 mm, che si chiama Paesaggio con figure, che miracolosamente è finito al Festival di Locarno in concorso. E quindi ci siamo trovati io e Silvio, come dire, improvvisamente regista, direttore della fotografia e anche produttori, senza aver fatto mai niente. E quindi che cosa è successo? Vabbè, intanto c'erano queste recensioni ridicole per cui Silvio Soldini, coadiuvato dall'operatore esperto Luca Bigazzi, io sembravo più vecchio di Silvio perché avevo perso i capelli subito, quindi sembrava che avevo 40 anni, ma in realtà ne avevo 23. E quindi abbiamo fatto questa società di produzione, ci siamo messi insieme ad altre piccole società di produzione di Milano e abbiamo fatto una società un po' più grossa dove abbiamo iniziato a produrre un po' di film, piccolissimi, miserandi. E però c'è stato un interessante scambio di conoscenze e di lavoro fra noi e altri registi e altri direttori della fotografia. Insomma, abbiamo creato un piccolo gruppo e poi così abbiamo cominciato, io ho cominciato, Silvio, abbiamo cominciato insieme, abbiamo fatto la nostra società, insomma siamo andati avanti così. Ma ve lo dico perché è secondo me molto importante pensare che non dovete, chi di voi vuole fare questo lavoro non deve essere da solo, dovete farlo collettivamente. Se lo fate da soli siete destinati alla sconfitta, perché il cinema è un lavoro di gruppo, è un'entusiasmante creazione collettiva artistica di gruppo, e se siete isolati sarete perennemente sfruttati e ricattati. Quindi voi siete giovani, vedo una sala di giovani per quanto abbagliato da queste luci, e penso che dovete rivendicare il fatto che la vostra gioventù è un bene prezioso, non è uno strumento di sfruttamento e di precarietà. Quindi da soli non andrete da nessuna parte. E soprattutto adesso, dove in qualche modo rispetto al passato le forme tecniche di produzione sono più semplici, sono più economiche, perché il digitale è molto più economico, molto più duttile, versatile, leggero, adesso molto più di prima avete delle possibilità creative di produzione, di espressione molto maggiori di quelle che avevamo noi, che eravamo invece vincolati a uno strumento come la pellicola, che era vecchio, inadeguato, costoso, pesante, faticoso, necessitava di luci che noi non avevamo e che non volevamo mettere. Invece voi avete questo grandissimo vantaggio di un mezzo tecnologico che vi libera da tutte quelle catene e che dovete sfruttare senza quel rimpianto, come dire, un po' romantico del passato. Questo è brevemente. Ho fatto una biografia nel suo essenziale senso. Prendendo spunto da alcune cose che hai detto, soprattutto questa finale, che noi adesso abbiamo la possibilità nei corti, diciamo, punk, quelli tra amici, di utilizzare delle camere che hanno, con cui veramente possiamo metterci a girare, che un tempo magari con la pellicola era molto più complicato. Ci sono comunque, ancora si girano film in pellicola e alcuni colleghi, direttori tuoi della fotografia, sono ancora un pochettino nostalgici, diciamo, del periodo della pellicola. Tu cosa pensi al riguardo? Intanto penso che la nostalgia sia un sentimento insopportabile in generale dell'essere umano, perché poi la nostalgia è affettiva, ma è una nostalgia anche spesso politica, e nel caso del nostro paese essere nostalgici francamente riporta solamente al fascismo, quindi diciamo che già come premessa andiamo malissimo. Ma poi adesso, al di là di tutto, concretamente, rimpiangere la pellicola è una cosa, secondo me, totalmente folle, nel senso che se aveva un senso la pellicola una volta era perché si proiettava in pellicola, nel senso che la pellicola, cioè la luce passava attraverso il negativo veniva sviluppato, veniva stampato attraverso il passaggio della luce su un positivo, e questo positivo veniva proiettato in una sala cinematografica, cioè lì non veniva mai interrotto, come dire, quel passaggio della luce attraverso una materia trasparente che era il negativo e il positivo. Negli anni 2000 continuavamo a girare i film in pellicola, poi li digitalizzavamo per correggere il colore, il contrasto e fare tutto quello necessario per la color correction, molto migliore del passato, perché una volta si poteva fare solo più chiaro, più scuro, più freddo, più caldo, più o meno.
invece digitalizzavamo il negativo, lo correggevamo, poi lo ristampavamo sul positivo e lo proiettavamo, e già lì si era interrotto questo passaggio della luce. Dopo si girava col negativo, si correggeva digitalmente e si proiettava digitalmente. Allora a questo punto io non capisco più il senso di tutta questa questione, cioè noi adesso semplicemente giriamo in digitale e proiettiamo in digitale. E posso dirvi che prima di tutto la qualità delle proiezioni, forse voi siete troppo giovani, non ve lo ricordate, la qualità delle proiezioni è molto migliore oggi del passato, cioè basta con questa storia, cioè prima si vedevano le righe, pezzi di scotch, si vedeva la grana, faceva schifo, saltava, ballava, cioè una roba ridicola, certo, c'era una trasparenza dell'immagine, una tridimensionalità che era data dalla pellicola su pellicola, però la proiezione era schifosissima, cioè io mi ricordo, mi veniva l'ulcera, vedevo dei film che erano tutti scuri, quando invece magari erano chiari, o viceversa. Adesso le proiezioni sono molto molto meglio, ma non solo. Le proiezioni sono molto meglio, ma è molto 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 più interessante le possibilità che la correzione colore digitale offre al direttore della fotografia e al regista, cioè noi possiamo fare in correzione colore delle cose pazzesche rispetto al passato, cioè possiamo aumentare il contrasto, diminuire i colori facilmente, possiamo correggere alcune zone, mettere delle ombre dove non ci sono le ombre sulle riprese, insomma c'è una possibilità creativa, estremamente creativa in fase di post-produzione che con la pellicola non esisteva, e quindi il mio lavoro è estremamente semplificato da questo. Cioè vi faccio un esempio molto concreto. Se io giravo in una stanza chiara, probabilmente le mie luci, a meno che non mettevo delle bandiere molto ingombranti, illuminava questi muri in maniera esagerata rispetto ai miei interessi e ai miei desideri, però non potevo fare niente, me li dovevo tenere così. Adesso se giro in una stanza con i muri bianchi, so che per esempio tutto il soffitto e tutti i muri potrò scurirli quanto mi pare in fase di post-produzione, e non per questo sento che il mio lavoro è, come dire, sminuito, fra virgolette, artisticamente, cosa che non sento di essere, ma non sento che questa cosa toglie qualcosa alla creatività del lavoro, cioè semplicemente in fase di post-produzione faccio tutto quello che non potevo fare e che non posso e non voglio fare in fase di ripresa, perché non voglio far perdere tempo al regista, perché non voglio limitare le possibilità dell'inquadratura, perché non voglio ingombrare lo spazio del set con delle luci o con degli stativi che ritengo inutili. Nel senso, metà del mio lavoro è in fase di post-produzione, e questo è permesso dal fatto che la post-produzione digitale non è semplicemente quella cosa più chiaro, più scuro, più freddo, più caldo. Tutto qua. Chiarissimo. Ma questo ve lo dico perché io credo fermamente che, prima di tutto penso che il mio lavoro non abbia niente di artistico, ma sia un lavoro molto concreto e molto pratico. Cioè queste fandonie sull'artisticità del direttore della fotografia sono delle costruzioni ideologiche tardive e menzognere. Semplicemente noi siamo degli aiutanti del regista, siamo delle persone soprattutto che possono rallentare dannosamente la lavorazione del film, nel senso che più noi siamo lenti, pretendendo di fare dell'artisticità, e più danneggiamo il film, che invece ha bisogno di più inquadrature, più tempo per gli attori, perché alla fine gli attori sono quello che fanno il film, sono quelli che fanno il film, gli attori sono quelli che hanno diritto di provare, correggere, cambiare, e loro e il regista ha diritto di fare quante più inquadrature possibile. Quindi la velocità è, per quanto mi riguarda, la qualità principale di un direttore della fotografia, non l'artisticità o soprattutto non la lentezza, comunque, in ogni caso. E questa velocità, che è fondamentale in fase di lavorazione, la riesci a raggiungere attraverso una forte preparazione preventiva, cioè fai un grosso lavoro sulla sceneggiatura prima, ti prepari magari un'idea, uno schema di luci, un schema inquadrature, storyboard, parli con il regista? No, assolutamente no, cioè io cioè, vivo nella totale impreparazione, perché anzi credo che prepararsi eccessivamente sia un grandissimo errore per chi fa il mio lavoro, nel senso che noi non prima di tutti i film sono
delle operazioni di lento cambiamento, nel senso che quello che fai il primo giorno è probabilmente diverso da quello che avevi previsto nella preparazione, perché nessuno può prevedere quello che succederà. Quindi già io diffido dei registi con lo storyboard, perché lo storyboard mi sembra un irrigidimento della realtà, nel senso che gli attori devono essere liberi di cambiare, il regista deve essere libero di cambiare opinione rispetto a teorie astratte o disegnetti astratti fatti sulla carta. Quindi il mio rapporto con l'illuminazione è un rapporto molto, come dire, molto elastico, nel senso che rimedio a delle situazioni imprevedibili, cioè noi abbiamo questo tormento spaventoso come direttore della fotografia, cioè che la luce non è uniforme, nel senso che cambia nel corso della giornata, non solo perché di giorno c'è la luce e di notte poi viene buio, ma perché il sole, ahimè, purtroppo si muove, e quindi la mattina magari entra da una finestra, il pomeriggio non entra più da quella finestra, o comunque anche se la mattina entra dalla finestra e tu hai previsto di girare col sole perché dici gireremo la mattina con quella finestra col sole, probabilmente arriva una nuvola. Allora questo elettricista impazzito che è il sole, cioè un aggeggio che è come se un elettricista muovesse continuamente le luci e ogni tanto mettesse anche delle frost che tu non gli avevi chiesto, e non solo, gli cambia pure colore, perché la mattina è caldo, poi diventa freddo, poi ritorna caldo, insomma, cioè, il problema è che noi abbiamo a che fare con una imprevedibilità meteorologica estremamente angosciante. Allora io come rimedio a questa cosa? Quanto più sarò veloce e quanto più riuscirò a rimediare a questo problema. Allora, rispetto al mio lavoro, cioè tutto quello che rallenta la lavorazione non solo è un danno per la regia, non solo è un danno per gli attori, ma è un danno anche per la fotografia, perché quanto più io sono lento, quanto più la catasta di problemi che il movimento del sole farà, mi creerà. Quindi, per quanto mi riguarda, per esempio, un altro degli enormi vantaggi del digitale è che, mentre per ragioni economiche e anche di ingombro, perché le macchine da presa con la pellicola erano molto ingombranti e invece le macchine digitali sono molto più piccole ed economiche, mentre quando giravi in pellicola potevi usare una macchina, al massimo due, adesso col digitale, felicemente, io giro con tre macchine da presa e ne vorrei anche cinque, nel senso che l'economicità e l'ingombro ridotto mi permettono di usare 3, 4, 5 macchine contemporaneamente, anche in situazioni molto, molto ristrette, come una casa, come una stanza, perché non c'è limite alla possibilità di mettere macchine da presa. E quindi questa cosa mi aiuta moltissimo, perché mi permette di girare appunto in maniera molto veloce e molto naturalistica, perché io francamente, a meno che il film non lo richieda, non vedo la necessità di aggiungere delle luci, nel senso che la sensibilità delle macchine di ripresa digitali è altissima, vedono molto più del mio occhio, e quindi semplicemente il mio lavoro diventa una scelta di posizionamento di macchine da presa in accordo con il regista e posizionamento degli attori in rapporto alla luce esistente. Quando dico la luce esistente parlo di finestre, parlo di lampadine, abat-jour, e allora il lavoro è come controllo la luce che entra dalle finestre, con quali tende, che tipo di tende, come lavoro sulle abat-jour, sul tipo di lampadina che c'è dentro l'abat-jour, quanto alzo e abbasso il dimmer di queste abat-jour, come se fossero dei proiettori. E questa cosa è tutt'altro che una diminuzione della presunta artisticità del mio lavoro. Semplicemente lavoro col materiale esistente e cerco di essere molto veloce. A proposito di questo controllo delle practical, chiamiamo, che sono le luci che non sono dei proiettori, ma sono delle luci di scena, tu hai in vari film, anche nell'ultimo che hai fatto, hai usato spesso soltanto queste luci qua, e tendi a voler usare spesso, a quanto ho visto, l'assenza dei proiettori esterni e usare soltanto le luci di scena. Sì,
perché vi faccio un esempio molto, molto concreto, no? Allora, per esempio, no? Il digitale, a differenza della pellicola, fa molta fatica a sopportare le luci dirette, cioè i proiettori diretti, nel senso che la sensibilità delle macchine da presa digitali è molto alta e quindi immediatamente svela l'origine di ogni fonte luminosa, nel senso se io metto un proiettore in pellicola forse riuscivo a mascherarlo come una luce naturale, in digitale non ci crederebbe nessuno perché si capisce immediatamente che c'è un proiettore dietro l'angolo. E quindi cosa succede? Che in qualche modo il digitale ha bisogno di una luce molto più morbida della pellicola, nel senso una luce molto più invisibile, molto più delicata e meno aggressiva. Allora, la luce meno aggressiva da cosa è data? È data dal fatto che la fonte luminosa è molto ampia, perché una fonte luminosa molto ampia produce delle ombre molto morbide. Allora voi direte, va bene, quindi però una lampadina, un abat-jour, è una fonte luminosa piccola, perché è piccola una abat-jour. È vero, ma l'abat-jour è piccola, però ha un grande vantaggio rispetto alla luce artificiale che noi possiamo aggiungere, che è vicina al volto degli attori. Perché vi faccio un esempio molto concreto. Se io ho un letto, vicino a questo letto c'è un abat-jour, questa abat-jour è molto vicina al volto dell'attore e quindi fa una luce molto più morbida della luce ampia che io sarei costretto a mettere lontano dall'attore perché sennò sarebbe in campo. Quindi il mio proiettore anche di un metro per un metro, o un mio rimbalzo di polistirolo di un metro per un metro, se io sono costretto a allontanarlo di 3 metri dal volto dell'attore, quella fonte luminosa diventa molto più dura perché è grossa, ma allontanandosi diventa piccola e quindi l'ombra che l'attore produce è un'ombra molto più netta, mentre invece l'ombra di una abat-jour piccola ma vicino al volto, realisticamente vicino al volto, è una luce molto più morbida. Adesso non voglio entrare in particolari tecnici troppo specifici, ma mi sembra insomma che sia abbastanza comprensibile. Quindi girare con le fonti di luce naturali, e questo significa fare delle scelte, non significa questa lampadina, mi tengo questa lampadina, no, significa cambiare le lampadine, abbassarle, aumentarle, mettere delle abat-jour con una tela piuttosto che una stoffa di un certo colore piuttosto che un altro. Ecco, queste sono le scelte oggi fotografiche che noi dobbiamo fare e questo implica un rapporto molto stretto per esempio con lo scenografo. Perché la scelta, io spessissimo penso che in fondo la fotografia dei film la fanno gli scenografi, perché sono loro che mi danno le fonti di luce che io posso mettere in scena e utilizzare. Quindi collaborare con lo scenografo nella scelta delle tende, delle abat-jour, è diventato praticamente l'80% del mio lavoro. Praticamente io non uso quasi più niente. Quindi c'è un forte dialogo tra te e lo scenografo e magari sul set l'attrezzista di scena, anche per creare magari volumi... Sì, 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 è così, è così. Ma questo non come dire, non, io non mi sento in questo, come dire, sminuito, nel senso che poi il problema è anche, no? Se noi abbiamo una finestra, no? Quella finestra è inamovibile perché è una finestra. Allora il problema è, se io metto la macchina da presa di fronte a questa finestra produrrà un controluce. Se io metto la macchina a 90 gradi più in là rispetto a questa finestra, questa finestra produrrà una luce laterale. Se io metto la macchina da presa a spalle alla finestra, avrò una luce piatta. Quindi rispetto alla inamovibilità delle fonti luminose diventa molto più importante la posizione di macchina e quindi diventa molto più importante il ruolo dell'operatore di macchina e la collaborazione del regista, che è una collaborazione ancora più stretta del passato rispetto al posizionamento degli attori, perché è come uno scambio reciproco, cioè io ti dico non metto nessuna luce, ti lascio il campo libero a 360 gradi, anzi ti metto 3 macchine da presa invece di una e noi però decidiamo insieme con criterio e con collaborazione dove conviene mettere gli attori e dove conviene mettere la macchina da presa. E questo è un atteggiamento molto diverso rispetto al passato, perché rispetto al passato il regista diceva gli attori è qui, la macchina è qua, e quindi tu illuminavi sapendo che l'attore era lì e la macchina là. Adesso io dico, benissimo, questa è la realtà di questo luogo, questa è la realtà di questa finestra, la realtà di questa abat-jour. Dove mettiamo la macchina e dove mettiamo gli attori, decidiamolo insieme, perché questa è la cosa che ci conviene fare, invece di perdere tempo, illuminare, ingombrare e impedire, perché sono scelte fotografiche di cui tu devi
in cui tu devi coinvolgere il regista, e vi assicuro che funziona, funziona benissimo, perché loro immediatamente dicono perfetto, va bene, facciamo così, ma almeno ho 360 gradi libero, ho tre inquadrature contemporaneamente, una larga e due strette, e non ho messo neanche un proiettore, e ci abbiamo messo un'ora, mezz'ora, due, dipende dalla lunghezza della scena, ma insomma non è il tempo che il direttore della fotografia fa perdere al regista, è quello che è agghiacciante. Sto distruggendo il mio lavoro. No, è stra interessante. A proposito di collaborazione, cioè, come hai detto anche prima, un film è un'opera corale, diciamo, è un'opera collettiva. Questo implica una necessaria collaborazione fra i vari reparti, fra i vari capi reparti, una discussione che magari può portare anche ogni tanto a dei diverbi. Per esempio, una domanda che io volevo fare a proposito dei giovani aspiranti di OP è quando si devono approcciare inizialmente a dover dialogare con la produzione, che di norma tende a voler accorciare il budget, come approcciarsi, come negoziare un pochettino a proprio favore, per esempio la cosa che hai detto delle varie macchine. Per la produzione implica apparentemente un costo maggiore perché è a livello di noleggio di attrezzatura, ma in realtà è un risparmio perché fa risparmiare tempo. Certo, ma insomma voglio dire, chiaramente c'è una troupe maggiore, nel senso ci sono tre assistenti operatori, due operatori di macchina, ovviamente il terzo sono io, anzi io faccio le larghe e gli altri fanno le strette, però comunque il risparmio di tempo è estremamente maggiore come te in termini di risparmio. Certo, ovviamente ci sono delle produzioni che questa cosa non la capiscono perché sono vecchi con le ragnatele, e quindi chiaramente, ma quelli tanto sono destinati a morire, insomma, sono vecchi. Cioè, però chiuso. Ancora ci sono, anch'io sono tanti. Anch'io sono vecchio. Però ancora ci sono sì, sono però... tanti, e molto spesso è difficile dialogare, sì. Almeno per la mia breve esperienza in questo settore, dialogare con la produzione è una delle cose più difficili in assoluto, perché tendono a voler pagare pochissimo, a voler perdere poca attrezzatura. Infatti, questo è il problema sostanziale, nel senso che purtroppo siccome voi giovani non vi sapete difendere e siccome voi giovani siete isolati e precarizzati e avete accettato la vostra condizione di precarietà che è stata legalizzata dall'idea folle dello stage non pagato e gratuito, dell'idea del lavoro gratuito, e chiaramente siete in una posizione più debole, ma questa è colpa vostra, perché se voi vi ribellaste questo problema non ci sarebbe. No, lo dico così scherzando, ma in realtà è un problema serissimo, cioè la condizione oggi dei giovani nel nostro paese è una condizione inaccettabile, qualcuno di voi deve iniziare a fare qualcosa perché non è pensabile. Ma per esempio nel caso del cinema è ancora più spaventoso, perché il cinema sta diventando un mestiere per ricchi, cioè i registi giovani sono ricchi perché non si possono permettere altrimenti, se non sei ricco, di farlo. E così vale anche per la troupe, cioè io mi rendo conto che un sacco di assistenti, di operatori, di monitor, sono per forza gente che ha dei soldi di famiglia, perché non, con le paghe attuali e con la precarietà attuale un proletario non lo può fare. Questa cosa è una cosa mostruosa, perché produce dei risultati, infatti, di un certo tipo di cinema per ricchi, pensato da ricchi. Questo è il problema del cinema italiano, non è la qualità del cinema italiano, il problema casomai del cinema italiano è un problema dei contenuti. Il comizio fra un po' finisce, eh? L'ho già fatto abbastanza, però vabbè, continuerà invece, vabbè. Per esempio, tu nella tua carriera, a parte con Chiarostami, hai sempre lavorato con registi italiani? Ma io penso fermamente che bisogna... Cioè il cinema è una cosa molto strana, nel senso che innanzitutto si basa sull'empatia, no? Nel senso che se noi dovessimo dirci tutto quello che vogliamo e tutto quello che vogliamo fare, probabilmente faremmo un'inquadratura al giorno, perché per essere molto precisi
per raccontarsi tutto ci vuole un sacco di tempo. Quindi è un'arte molto intuitiva, nel senso dove in qualche modo quell'empatia, che è la comunicazione non verbale che si crea sul set, è quello che ti fa capire cosa fare, no? Senza tanto bisogno di parole. Contemporaneamente però il set è anche un posto dove continuamente devi ascoltare tutti, perché ogni tanto senti un attrezzista che dice una cosa, ogni tanto senti l'operatore di macchina che ne dice un'altra, che dice a un attore di fare una cosa, e questa cosa influenza. Se un operatore di macchina da solo dice a un attore cosa fare e tu hai 3 macchine, le altre 2 macchine ne subiscono, come dire, le conseguenze, quindi devi sentire tutto quello che dicono tutti. Allora la lingua da un lato non conta niente, perché conta la comunicazione non verbale, dall'altro è molto importante. Quindi secondo me bisogna fare i film nella propria lingua, nel senso che sì, certo, io parlo inglese ma non lo parlo come l'italiano, capisco il francese ma lo parlo male, quindi mi viene, come dire, molto difficile pensare di fare dei film in un'altra lingua con registi stranieri. E poi penso anche fermamente che bisogna conoscere molto bene il proprio paese da ogni punto di vista, e quindi bisogna conoscere anche, come dire, una sociologia dell'illuminazione, nel senso che una casa proletaria è illuminata in maniera diversa da una casa borghese, e quindi in Italia è probabilmente diversa dalla Cina. E quindi io ho fatto un film in Cina con Gianni Amelio ed ero molto imbarazzato, perché io in fondo, come le case proletarie cinesi o come le case medio borghesi cinesi sono illuminate, non lo so per esperienza diretta, lo so perché ho fatto un sopralluogo, ma quindi io devo sapere che cosa sto illuminando e perché, e devo saperlo anche in termini storiografici, nel senso che l'illuminazione cambia nel corso degli anni. L'illuminazione degli anni 30 è diversa dall'illuminazione degli anni 60, degli anni 90 e degli anni 2022 è ancora diversa. Vi faccio un esempio per gli italiani presenti in sala, no? Allora, nel primo dopoguerra le luci erano pochissime, c'era una lampadina, poi negli anni 70 sono iniziate a aumentare, ce ne sono state di più nelle case, poi a un certo punto negli anni 80, negli anni di Craxi, hanno inventato quei quarzetti che puntavano sul soffitto e facevano una luce completamente piatta, negli anni, fine anni 90-2000, Berlusconi quei faretti li ha girati, come se in uno studio televisivo diventavano tutte luci dirette, punzute sulle facce delle persone. Nel 2010 e nel 2020 c'è un profluvio di LED da tutte le parti, per cui c'è un appiattimento della luce ancora diverso. Cioè, insomma, in qualche modo bisogna avere conoscenza di quelle che sono le trasformazioni luministiche, sociologiche, storiografiche, perché sennò non si capisce niente, sennò fai delle cose che, come dire, possono essere belle ma non hanno nessun senso di realtà e non raccontano la realtà. E siccome noi siamo collaboratori del regista per raccontare adeguatamente, fotograficamente, nella composizione delle immagini, il racconto, la sceneggiatura, abbiamo il dovere di conoscere quello che facciamo in termini di illumino, non illumino e come illumino. Quindi, facendo un esempio, in un film in costume, quindi magari ambientato in epoche passate, lo studio è più che illuministico, è proprio quasi sociologico, antropologico, storiografico? Un po' sì, perché poi fa parte, cioè, anzi sì, perché comunque fa parte della tua conoscenza della fotografia, della pittura, ma anche della musica, della letteratura. Cioè, voglio dire, il nostro lavoro, io francamente ho letto, credo, una volta solo un libro di tecnica cinematografica, mi faceva orrore, perché si capiva proprio che era stato scritto negli anni 40, forse 50, tradotto negli anni 80 e così attualizzato a oggi, ma quelle nozioni sono nozioni ridicole, cioè quelle nozioni che insegnano nelle scuole di cinema di illuminazione sui testi scritti negli anni 50, sono ancora con le 3 luci fondamentali, backlight, fill light, key light, ma di cosa state parlando? Quella roba lì non esiste più, non ci sono più 3 luci, ce n'è a malapena nessuna. Quindi, cioè, se voi applicate le conoscenze dei vecchi, cioè quello che i vecchi vi insegnano vecchi,
che non fanno più questo lavoro e che forse a volte non hanno mai fatto, che insegnano fotografia nelle scuole di cinema, fate delle cose insensate perché applicate delle nozioni scritte per la fotografia in bianco e nero, pellicola di 25 ASA, cioè il controluce come fonte di luce è importante e serviva perché c'era il bianco e nero, e allora per staccare dal fondo un attore si metteva il controluce perché non c'era il colore, capito? Questo è il livello. E quindi tutte quelle nozioni sono nozioni assolutamente desuete, inutili, dannose, pericolose e vecchie. Quindi tutto ciò non vi deve riguardare, cioè voi non dovete leggere nessun libro di storia, di tecnica, chi vuole fare il mio lavoro. Cioè dovete vedere i film del passato e capire che era fatti così per certi motivi, tecnici anche, estetici, tecnici, e questa cosa qui non esiste più e dovete dimenticarla. Cioè poi basta con questa mitologia del passato, come se il cinema una volta fosse meraviglioso. Sì, certo, non c'erano dei bellissimi film, ma c'erano anche dei film orrendi. E il cinema di adesso è molto spesso molto più interessante, molto più intelligente, molto più attuale, racconta molto più la realtà di quella finzione con Mastroianni e quell'altro, insomma, capito? Cioè, insomma, che sono quelle robe lì? Cioè, è veramente anche questo, è questo rimpianto del passato, è un atteggiamento fascista insopportabile. Basta, liberatevi. Avete un mondo davanti, dovete crearlo, avete degli strumenti di riproduzione della realtà straordinari, che noi ci siamo sognati quando io ho cominciato questo lavoro. Cioè io facevo, quando ritorno a questi inizi con la pellicola in bianco e nero 200 ASA, ma io mi sarei ammazzato perché dovevo mettere delle luci e non c'avevo né la capacità né la voglia di metterle, neanche ce l'avevo. E quindi adesso tutto questo è totalmente inutile, quindi smettetela di pensare al passato come qualcosa di meraviglioso, basta. Finitela, fate, ci sono delle possibilità espressive che voi ancora non avete, temo, adesso non voglio generalizzare, temo, avete paura di affrontare, lo dico anche ai registi, per un timore reverenziale verso un cinema del passato che non esiste più. Adesso avete dei mezzi, delle possibilità inaudite rispetto a una volta, inventatevi una nuova estetica, alcuni di voi lo fanno, però veramente questo continuo guardare, insomma, ci sono giovani registi che girano in pellicola, ma andate a fanculo, veramente, cioè non capisco proprio, scusate. Tutti avete girato tutti in pellicola i vostri corti, scommetto. Vabbè. Ma quindi, se tu fossi docente in una scuola di cinema... Non mi farebbero entrare. No. Cosa proporresti come tipo esercizio di stile ai tuoi ipotetici studenti? Per esempio, proporrei di fare un film con le luci, vietate le luci, cioè le luci sono vietate, cioè girate un cortometraggio, girate anche un film e non avete neanche un proiettore, niente, avete solo lampadine e finestre, giratelo così e vedrete che viene benissimo, viene molto meglio che se mettete malamente delle vecchie, brutte, inutili luci. Quello è l'esercizio, su quello... imparando quello e vedendo la qualità spaventosa che riuscirete a ottenere, potete decidere che delle volte vi sarà utile mettere qualche luce dopo, non che imparo a mettere le luci, perché quando tu impari una cosa, come dire, poi questa cosa ti entra in maniera quasi nel cromosoma, capito? Mi hanno insegnato a mettere tre luci, mi hanno insegnato a usare i proiettori diretti perché si usava così. E quindi in qualche modo ti entra nel DNA questa idea che devi usare quei proiettori lì, e liberarsene è più difficile. Invece lavorare senza e capire che poi magari potrebbe essere utile avere qualcosa è una fase secondo me molto più corretta e molto più interessante e anche più adeguata per chi comincia alle vostre possibilità. E invece di dire oddio non posso girare perché non c'ho la Red, non c'ho l'Alexa, non c'ho il 18.000, ma io adesso ho girato un film col telefonino e sono strafelice, dico veramente, cioè, viene benissimo e non mi mancava niente. Adesso non dovrei dirlo perché sennò la troupe mi lincia, però c'erano due registe, io e basta, è un fonico, stop, viene benissimo. Pare brutto, lo so. No. Ma ti capita mai di collaborare adesso con dei registi giovani? Non solo mi capita, ma è quello che preferisco. Cioè nel senso che
cioè il problema non è l'età, il problema è la qualità umana sì, mi capita, sì, preferisco. Curiosità, tu ormai a questo punto della tua carriera puoi permetterti di rifiutare o accettare un lavoro, però per esempio noi più giovani siamo magari costretti anche dal punto di vista economico ad accettare anche lavori che a livello di contenuti magari non ci fanno impazzire. Come cioè, secondo te è una cosa che, su cui dovremmo battere il chiodo, dire ok, no, mangio di meno, ma questo film non lo faccio, o ogni tanto ci sono delle situazioni dove si deve necessariamente, per mangiare, diciamo, si accetta quello che viene? Sì, certamente sì, però dipende anche in che ruolo, nel senso che se puoi accettare di fare un film come assistente operatore, come data manager, come DIT, e anche operatore di macchina, poi accettare di fare un brutto film come direttore della fotografia può essere pericoloso. Cioè, vi faccio un esempio molto concreto. Quando io ho avuto la fortuna, ho sempre avuto moltissima fortuna nella vita, perché poi dopo Silvio Soldini mi è capitato di fare un film poverissimo con Mario Martone, che era morto di un matematico napoletano, che era bellissimo. Poi a un certo punto, insomma, un giorno mi chiama Gianni Amelio, che era uno dei miei registi di culto, di riferimento in quegli anni, perché faceva dei film veramente meravigliosi, per fare L'America, che è un film che non so chi di voi ha visto, che abbiamo girato in Albania per 24 settimane. E comunque, insomma, lui mi incontra, dice: vediamoci in questo bar a Roma. Io vado, lo incontro, e lui mi dice: beh, ho visto i tuoi film, ho visto che hai fatto La Riassena dell'Ovest, Morto in un matematico napoletano, i film di Soldini, Martone, eccetera eccetera, ma però tu hai fatto anche, e mi ha citato un film bruttissimo che non aveva visto nessuno, che lui aveva visto. E quindi io sono rimasto agghiacciato, perché ho detto: vedi, questo magari non mi prenderà perché ho fatto quel film schifosissimo. Poi se ne è fregato e va bene, però cioè, è molto pericoloso, insomma, quello sì. Certo, chiaramente non si può sapere troppo in anticipo, però dovete fidarvi anche del vostro istinto. Insomma, gli incontri iniziali con i registi dicono molto, perché se poi un regista inizia a dirti: sai, il mio film di riferimento è Quarto Potere, ma ci abbiamo un budget di 100.000 euro, dici: forse questo è scemo e arrivederci, grazie. Insomma, cioè, voglio dire, cioè, bisogna anche capire che tipo di riferimenti culturali e politici e sociali ha il regista con cui state parlando, però poi bisogna aver fortuna. Ecco. E ti capita mai di affrontare questi temi quando conosci un nuovo regista? Cioè, per capire magari se accettare una collaborazione o meno? Intanto ci sono delle sceneggiature, cioè tu non è che incontri un regista senza aver letto una sceneggiatura, generalmente ti mandano una sceneggiatura e vedi com'è, poi tendenzialmente si capisce dalla sceneggiatura, insomma, vi ripeto, cioè, sì, secondo me poi la scelta su che film fare, per quanto mi riguarda, è dettata da logiche non solo cinematografiche di forma, è dettata anche dal contenuto dei film che vai a fare, quindi se il film mi piace lo posso fare. Poi certo, poi se incontri il regista, appunto, inizia a dirti: voglio girare in pellicola, dici: vabbè, ciao, ci vediamo la vita prossima. Quando ti arriva una nuova sceneggiatura, hai dei tuoi rituali di modus operandi o vai, sì, improvvisando? Dici poi sul set? Ma sei no, proprio quando la leggo. Quando la leggi, se in modi di dialogo con il regista, come... A parte che posso dirvi, secondo me la mia principale qualità è che ho una memoria di un criceto, praticamente, nel senso che io non mi ricordo niente, quindi mi dimentico qualunque cosa, e trovo che questa cosa sia da un lato agghiacciante e imbarazzante nella vita, contemporaneamente penso che sia molto utile nel lavoro, perché dimenticando qualunque cosa io abbia fatto precedentemente non applico quasi mai lo stesso metodo di lavoro, perché non mi ricordo niente, e quindi riparto tutte le volte da zero, è come se facessi sempre il mio primo film, perché mi sono dimenticato tutto di quello precedente. Quindi sì, quando leggo una sceneggiatura, poi il regista mi dice: che pensi della sceneggiatura? Io dico: madonna, adesso cosa gli dico che non mi ricordo già niente? Quindi insomma, no, cioè, adesso sto esagerando un po', però penso che l'esperienza sia
un terribile danno, cioè dice, ah, sai che fortuna, adesso tu c'hai l'esperienza e sai come si fanno le cose. No, ecco, penso che quello sia uno dei grossi problemi di chi fa questo lavoro. Quanto più impari a farlo e quanto più sei danneggiato, perché rischi di ripetere cose che hai già fatto, e questo è malissimo, perché invece ogni film avrebbe bisogno di un approccio diverso dall'altro. Quindi ripetere meccanismi codificati perché li hai imparati è malissimo. Per questo prosegue il discorso del danno delle scuole di cinema, dove ti insegnano cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. E cosa bisogna fare dipende dal film, e come farlo dipende da voi. Quindi non vi fidate. Cioè, è molto bello non avere nessuna esperienza. Fatene buon uso e rivendicatelo anche in termini anche economici. Cioè, nel senso, non fatevi ricattare dal fatto che non avete esperienza. Anzi, dovete dire, pagatemi di più perché non sono esperto. Questo dovrebbe essere, e quindi farò cose nuove. E può essere che questo atteggiamento ti abbia anche favorito nel diventare direttore della fotografia, visto che oggi comunque nel cinema c'è questa sorta anche di codificazione del percorso per arrivare a fare il direttore della fotografia. Parti da video assist, poi fai aiuto, assistente operatore, direttore della fotografia. Sì, certo, ma adesso c'è meno. Quando ho cominciato io, la logica era che tu dovevi fare per 10 anni l'assistente operatore, fare i fuochi. Anzi, prima caricavi gli chassis per 5 anni almeno, poi 10 anni facevi i fuochi, per 10 anni facevi l'operatore di macchina e a 55 anni facevi il direttore della fotografia, applicando cose vecchie, stravecchie, apprese e codificate, no? Allora, invece adesso avete dei vantaggi enormi, perché la vostra gioventù, se la rivendicate come tale e vi difendete economicamente, vi porterebbe a fare delle cose innovative e non codificate, perché non avete imparato come cavolo si faceva una volta, ed è inutile. Quindi applicate la vostra creatività, ma quando dico la vostra creatività intendo qualcosa che non è data dall'esperienza, ma qualcosa che è legata a veramente ai vostri interessi, alla musica, alla letteratura, al cinema, ma anche alla pittura, ma anche ai viaggi, a quello che avete visto, a quello che pensate, alla politica. Cioè, queste sono le cose che vi faranno capire come illuminare un film, non aver imparato come si faceva nel 1970, come vi insegnano nelle scuole. Adesso non voglio... Poi questa è una scuola, Dio. Scusate, però insomma, voglio dire, avete capito il principio, poi va benissimo, poi uno, se in una scuola vede dei film e discute con altri, e soprattutto se da una scuola uscite non da soli, ecco, questo è il dato di fondo, cioè voi in questa scuola dovete trovare chi vuol fare il regista, deve trovare il direttore della fotografia e viceversa, e chi vuol fare lo scenografo anche, perché se è nella creazione di un gruppo di lavoro che ha senso una scuola, non nell'isolamento. Tra un po' mi cacciano, viene la polizia della scuola e mi porta via. Oddio, oddio. Vabbè. Vabbè, poi così dico l'ultima cosa gravissima. Per esempio, il centro... No, vabbè, non lo dico, dai. Non basta. No, vogliamo saperlo. No, ma dico che stare in una scuola scuola di cinema adesso per 3 anni è troppo. 3 anni, io vi giuro, tutto quello che so, io ve lo posso raccontare, già ve l'ho detto 2/3, cioè ve lo posso raccontare, se poi ci mettiamo davanti a una macchina da presa in una stanza, ecco, in 3 ore vi racconto tutto quello che so, 3 ore, basta. Questa è la tecnica, 3 ore bastano, non 3 anni. Ma dico sul serio, non è una provocazione? No, sono serissimo, eh? Poi l'altra cosa molto importante, infatti, secondo me è un'altra, non è tanto il rapporto con la luce, nel senso con la luce che mettete o con la luce che togliete o quello che vi pare, le gelatine, la frost, le qui, le bim, bla, bla. Ma la cosa più importante, quella che poi conta di più, è fare l'operatore di macchina, nel senso che la composizione dell'immagine, la posizione di macchina, la scelta delle ottiche, l'altezza della macchina da presa, i movimenti di macchina, fare un carrello, uno slider o non stare fermi, quelle cose lì sono cose molto più importanti che il lavoro sulla luce, perché il lavoro sulla luce, ve l'ho già detto e lo ripeto, all'80% lo fate in fase di post-produzione nel laboratorio, quando fate la correzione colore. Quello che conta, una brutta inquadratura è una brutta inquadratura,
punto, quella è irrimediabile. Una luce non tanto buona si rimedia. Questo è il dato di fondo. Quindi fare l'operatore di macchina è la cosa più fondamentale, perché prima di tutto perché vi porta a un rapporto stretto con gli attori, un rapporto di comunicazione non verbale molto interessante, e poi vi permette di avere un rapporto col regista anche più chiaro, perché i registi poi della luce sì, magari ti dicono qualcosa, ma non è quello, è nella composizione dell'immagine che si sviluppa il rapporto col regista, non su ho messo la luce, una luce in più, ho messo il controluce o non l'ho messo, quello è un problema vostro. A proposito di operatore, tu fai sempre la prima macchina, però specialmente ormai adesso ci sono sempre la seconda o la terza macchina, o auspicabilmente anche di più. Come ti approcci agli operatori delle altre macchine, come magari li scegli, con che criteri, come fidarti? Allora, dunque, intanto io faccio sempre le larghe, cioè faccio le inquadrature larghe, perché dalle larghe vedo più o meno come funziona la luce sui volti degli attori, e la composizione di inquadratura larga è un po' più complessa e articolata di una stretta, perché alla fine una stretta è un primo piano, cioè un primo piano una quinta più o meno, insomma, una volta che hai controllato che le due quinte non siano troppo divergenti e che somiglino, il problema è risolto. Invece la composizione delle larghe è una cosa che ha a che fare con la fotografia e anche alla scelta di posizione della macchina, tale per cui poi le strette vengono di conseguenza, no? Quindi diciamo che io tendo a fare le larghe. Poi mi faccio dare gli altri monitor delle due macchine piccoli, li metto vicini a me, e ogni tanto quando riesco e non devo fare movimenti complessi butto un'occhiata per vedere com'è la luce più che la composizione, perché poi sui campi stretti è abbastanza scontato come sia, però devi guardare che le due inquadrature siano su taglie abbastanza simili, le altre due, insomma quello, però diciamo io passo l'80% del mio tempo a fare l'operatore di macchina, sì, per le luci il 10%, il resto è è tempo perso. Io parlando per cose, per dogmi che ho imparato anche io alle scuole di cinema, era proprio chiederti di smontare queste cose. A livello di continuità fotografica, molto spesso a me è successo di notare in alcuni film, specialmente anche moderni, ma anche passati, la doppia luce, per esempio, tra campo e controcampo, cioè la doppia backlight anche in un esterno giorno, quindi come se ci fosse un doppio sole. Non so di cosa stai parlando. Cioè io vedo dei film, addirittura l'altro giorno, tempo fa, ho visto un film dove c'era una finestra da cui entrava un raggio di sole in un campo, nel controcampo c'era un altro identico raggio di sole, probabilmente in un film di fantascienza ci sono due soli, ma non so, io non saprei dire come si può fare. No. Cioè io ormai, una volta forse lo facevo un po', ma pochissimo, non è che faccio un'inquadratura e poi cambio la luce quando faccio il controcampo, assolutamente no, cioè la luce è la luce della scena e vale per tutte le posizioni di macchina. Dopodiché il problema è scegliere la posizione di macchina giusta per la luce esistente. Però non la muovo, cioè non la muovo, anche perché poi spessissimo si gira a 360 gradi, cioè non è concepibile per me un cambio di luce. Il mio problema è controllare la variabilità della luce di giorno, questo sì, però poi basta. E più sono veloce, più vado bene. E nei casi tipo degli esterni, quando c'è magari tutta una giornata da girare in esterno, quindi con il sole che si muove, agisci con le luci artificiali capannando? No, l'ho fatto pochissimo, non lo faccio mai. È una questione di velocità di ripresa? Sì, cioè diciamo che ho imparato che anche questa cosa, che una volta era molto difficile, nel senso che quando giravi in pellicola, se c'era il sole c'era il sole, quando veniva la nuvola e c'era il grigio non c'era più niente da fare, era proprio grigio. Diciamo che col digitale e con la stampa e con la correzione colore digitale abbiamo la possibilità di trasformare un sole violento in un sole molto più pallido, e un'eventuale nuvola che ha reso tutto grigio abbiamo la possibilità di trasformarla, non dico in un sole perché non c'è l'ombra, ma con un contrasto, una luminosità tale per cui lo shock del passaggio tra l'inquadratura col sole e quella senza sole non è così grave. Però diciamo sì, sono momenti dolorosi girare in esterno in una giornata luminosa, quello sì, è il momento che odio di più. Farei film solo in interno io.
però. Ma comunque anche in interno, quando sei soggetto alla luce naturale, hai lo stesso problema. Cioè la mattina c'è il sole e il pomeriggio non c'è più. Quindi l'unica è sbrigarsi. Infatti passo le mie giornate a dire, allora, cosa aspettiamo? Questa invece è la mia ossessione è essere veloce. Eventualmente quando ci sono delle occasioni dove magari la sceneggiatura richiede il sole, proprio sole, quindi con le ombre dirette, e capita una giornata di nuvolo, o addirittura la sceneggiatura richiede pioggia e c'è il sole. No, sì, certo, se, a volte piove col sole, però diciamo che se la sceneggiatura prevede che ci sia il sole, qualcosina puoi fare in interno, in esterno no. Perché non è. Guarda, vi faccio un esempio. Ho fatto un film di Paolo Verzi recentemente, che deve ancora uscire, che si chiama Siccità, che è un film molto bello. E come dice la parola siccità, è un film ambientato in una Roma dove non piove da mesi e mesi e mesi. Quindi c'è sempre il sole e non piove mai. E abbiamo girato però d'inverno, perché volevamo gli alberi secchi, perché con la siccità gli alberi hanno perso le foglie. Però era inverno. E allora il primo giorno di riprese. Dovevamo fare un esterno giorno con una piscina, con dei bagnanti, poveretti, era febbraio, a Roma faceva un freddo cane, una piscina, perché quello era un resort di ricchi con l'acqua, mentre invece i poveri non hanno neanche l'acqua da bere, però insomma in questo resort di ricchi c'erano i ricchi bagnanti e ovviamente ci voleva il sole. E terrorizzato, siccome era una scena di massa con un sacco di comparsi il primo giorno, ho detto Madonna, come facciamo se non c'è il sole? Mi sono fatto convincere dal capo elettricista a prendere un proiettore da 100.000. E ho detto, io non sapevo neanche che esistesse. E quindi è venuto questo proiettore da 100.000 dalla Germania, che costava credo 15.000 euro al giorno, è stato messo su una gru altissima, perché ovviamente bisognava metterlo in controluce, e quindi è arrivata questa gru gigantesca, che poi sarebbe stata cancellata con gli effetti speciali, altri soldi, Per fortuna quel giorno c'era il sole e quindi non l'ho usato. Però a fine giornata ho detto, vabbè, adesso ce l'abbiamo, vediamo che fa sto proiettore. Direttore di produzione felice di tutto ciò. Beh, no, lui era felice perché diceva, vabbè, almeno non devo cancellare, ho speso, ma non devo cancellare la gru. Allora alziamo questa gru, accendiamo sto proiettore, faceva niente. Se c'era il nuvolo ci facevo una figura orrenda, perché avevo fatto spendere un sacco di soldi e non avevo rimediato nulla. Quindi insomma bisogna avere, io penso anche che, vabbè, adesso dico una cosa demenziale, però ci credo moltissimo. Io lo vedo quando mi concentro molto, arriva anche la nuvola, se voglio. E allora delle volte mi sento molto in colpa, perché dice c'è una giornata bellissima di sole e arriva la nuvola, e dico, penso a quelli che fanno il bagno e gli è arrivata la nuvola per colpa mia, perché mi sono concentrato. Dovete concentrarvi moltissimo. Ecco, diciamo che al di là delle conoscenze tecniche, la concentrazione assoluta e il desiderio profondo che le cose funzionino è fondamentale. Nel senso, io lo vedo anche quando faccio l'operatore di macchina, cioè se faccio distrattamente qualcosa, o peggio ancora se penso che il movimento di macchina che sto per fare è molto difficile e ho paura di farlo, è matematicamente certo che lo sbaglio. Se invece voi vi concentrate molto e avete fiducia nella vostra fortuna, funziona. Lo so, è un po' mistico, il materialista storico inizia a vaneggiare di cose mistiche, però è così, è una legge certa, dovete essere concentrati e estremamente determinati e desiderosi, allora funziona. A proposito dei movimenti di macchina, tu usi spesso la camera a mano, e ho letto in un'intervista che non ti piace tanto la Steadicam. Ma no, hai letto una roba vecchia, perché adesso mi fa un po' schifo la macchina a mano ultimamente, sì, perché no, guarda, è un aspetto complesso, nel senso che la macchina a mano trovo che sia una cosa molto interessante, era una cosa molto interessante perché permetteva agli attori di non avere dei segni per terra, nel senso che se un attore arrivava un po' più in là e impallava quell'altro, tu ti spostavi e non dovevi dire stop perché l'altro attore è coperto. Questa cosa è stata risolta negli ultimi anni con questa invenzione geniale che sono gli slider, cioè delle piastre per cui l'operatore di macchina sposta lateralmente anche per metri e metri la macchina senza bisogno di un carrello, no? Quindi in qualche modo questa esigenza di fare dei primi piani macchina a mano per potersi muovere senza dare fastidio agli attori è un po' decaduta. Soprattutto quello che non sopporto più è fare i totali con
con la macchina a mano, perché io come spettatore vedo un'inquadratura larga e tremolante e capisco che c'è un operatore di macchina e quindi vengo distratto da questo tremolio inutile. Allora, insomma, questa ossessione Lars von Trieristica della macchina a mano, che poi era una provocazione che è stata fraintesa, per cui per 10 anni abbiamo girato i film macchina a mano, è francamente ridicola, insomma adesso non ce n'è più bisogno. La Steadicam non la amo molto, perché gli operatori Steadicam sono dei professionisti un po' invadenti e mi sottraggono le inquadrature larghe e quindi non mi piacciono molto. Amo un po' di più il Ronin perché è uno strumento leggero, è molto versatile, è più economico e quindi in qualche modo il Ronin poi lo usi per molte cose, nel senso che poi lo usi anche come stabilizzatore o come testata remotata, insomma quello è un oggetto che mi sta un po' più simpatico, ma l'operatore Steadicam era una figura che mi ha fatto sempre venire un po' la bile, quindi preferivo allora farle a mano, però poi non vedo perché deve essere tutto tremolante, insomma è una cosa del 1990. Basta. Ti dà fastidio a livello di linguaggio proprio dell'immagine? Sì, no, mi dà fastidio questo tremolio, insomma, delle volte non capisco bene, io come spettatore sono infastidito, insomma, poi. Cioè non è una questione di forza fisica, è una questione che nei totali inevitabilmente respiri e un pochino balla, e allora non si capisce perché deve ballare. Invece insomma, nei primi piani mi dà meno fastidio, insomma, cioè io ho fatto un film di Leonardo Di Costanzo che un po' di anni fa che si chiama L'Intervallo. Leonardo, venendo da una scuola di documentarismo eccetera eccetera e poi lavorando giustamente con degli attori molto giovani e inesperti, voleva fare tutto il film a mano. Io ho detto va bene, facciamo a mano tutti i primi piani, ma tutti i totali li facciamo con la macchina fissa o col carrello, e questo secondo me è un compromesso abbastanza ragionevole, perché un primo piano un po' mosso, un po' tremolante è più plausibile di un totale che traballa, non si capisce perché, e quindi boh, può essere così. Però insomma fate come volete, se volete fare tutto tremolante fatelo, mi dà un po' fastidio. Però. A proposito del film, io, se sei d'accordo, proietterei il primo pezzo di uno degli ultimi film che hai fatto, che è Aria Ferma. Sì, se volete, potremmo vedere, se avete voglia, un pezzettino molto corto dove secondo me si capisce quello che concretamente quello che vi dicevo sulla collaborazione tra il regista e il direttore della fotografia nel posizionare gli attori, nel senso che è una scena girata di notte in un ufficio del carcere dove ci sono dei tubi di neon sul soffitto che non mi ricordo se esistevano o se abbiamo fatto mettere, ma comunque di fatto ci sono degli attori sotto queste luci al neon. Allora una luce al neon messa per così vuol dire che se l'attore ha il neon esattamente sulla testa ha un controluce, se l'attore sta 10 cm più indietro ha una luce dall'alto che fa gli occhi neri. Allora in questo senso la collaborazione col regista è molto importante, perché dice vabbè, allora guarda, giriamo così, possiamo fare le larghe e le strette insieme, non ti ingombro niente, però l'attore deve stare qui. Certo si può muovere, però diciamo la posizione di base è questa e non è 10 centimetri, 15 centimetri più indietro. Siccome la scena prevede il fatto poi che gli attori stavano fermi a ascoltare una tipa che parlava, non è che si devono muovere, però ecco, diciamo, unire, come dire, diventa molto più importante di prima la collaborazione tra regista e direttore della fotografia, perché prima comunque dici vabbè, gli attori stanno lì e tu li illumini, va bene, allora metto le luci dove mi pare e le metto e invece la luce esistente è questa, concordiamo insieme la posizione degli attori. E questo è quello che secondo me oggi si deve fare. Ma stiamo parlando di... Non è che ho chiesto di metterli uno su una finestra e uno per terra, cioè gli ho chiesto solo di metterli in quel punto e non un po' più indietro o un po' più avanti. La scena è questa qua. Vabbè, per esempio, questo film era interessante perché c'erano degli attori bravissimi e collaudati come Tony Serviglio e Silvio Orlando, però contemporaneamente c'erano anche dei non attori, che erano alcuni dei carcerati, ed era molto interessante vedere il grado di commistione, di collaborazione che si creava tra attori professionisti super stratificati e praticamente alcuni di loro erano proprio detenuti, ex detenuti. E questo li facevano da scuola praticamente. Beh, è stato molto bello. Io penso che la recitazione degli attori protagonisti affermati
era molto influenzata e molto suggerita dalla realtà di quegli altri. Cioè se Tony e Silvio sull'Orlando, che sono bravissimi, certamente secondo me in questo film sono ancora più bravi proprio perché lavorano con attori non professionisti. Cioè si lasciavano ispirare da quelli che erano le vere i veri detenuti. Moltissimo. Guardate, il lavoro con gli attori è una delle cose più affascinanti di questo nostro lavoro. Cioè alla fine i film li fanno gli attori. Cioè se un regista sarà anche bravissimo, ma se l'attore che ha scelto è un cane, non c'è niente da fare. Insomma, gli attori hanno il 90% di responsabilità e quindi come tale vanno rispettati, aiutati e favoriti. E per questo dico che lavorare con tre macchine è molto interessante, perché se voi avete... E a me è capitata questa cosa che non me la scorderò mai nella vita. Quando si girava in pellicola, no, allora si faceva, magari io e lui parliamo, cominciamo dal suo primo piano, io sono di spalle e recito male perché sono di spalle. O comunque recito in maniera diversa da quella che avrò quando faranno il mio primo piano. Allora il primo attore è sfavorito perché io non sono quello che sarò, perché sono di spalle. Quando poi fanno il mio primo piano, il primo attore ha diritto di dire: ma se lui la fa così, allora devo rifare anche il mio di primo piano. E allora capite che, certo non succede sempre, dipende da quanto sono stronzi gli attori di spalle, però se voi pensate invece che usate tre macchine e fate contemporaneamente i due primi piani e il totale, voi avete di fronte a voi la possibilità di fare ogni ciak diverso dall'altro, perché gli attori cambiano, perché il quinto ciak è diverso dal primo, e questo cambiamento è comunque montabile perché avete tre macchine e state coprendo tutto. E quindi anche quell'ossessione di ripetere alcuni movimenti, perché in quel momento quando dicevi ciao alzavi il bicchiere, devi rifarlo in quello, che è una cosa assurda, no? Perché costringe gli attori a memorizzare una serie di movimenti da ripetere. Ecco, l'idea di girare con tre macchine permette a loro di recitare più comodamente, più agevolmente, in maniera più anche pronti all'improvvisazione e al cambiamento. E questa è la cosa che conta nei film, no la luce o l'inquadratura. A me mi interessa solo che gli attori siano liberi di recitare e possano recitare degnamente e che abbiano il più tempo possibile per farlo, non per mettere bandiere e lucette inutili, spesso e anzi dannose. Ce l'abbiamo, sì. Una lampadina e due neon, basta, non c'è nient'altro. Giravamo a 2000-2500 ASA, non c'è nessun problema. La cosa interessante delle nuove macchine digitali è che, per esempio, voi girate con un abat-jour, no? E questa è la luce della scena. Questa abat-jour di fatto è come se aveste il proiettore in campo, perché è la fonte luminosa, però grazie alle tecnologie digitali queste abat-jour non bruciano, non sono sovraesposte. Voi leggete la trama dell'abat-jour perfettamente perché ha un grado di latitudine di posa altissimo e quindi quell'abat-jour è inquadrata, sempre che le ottiche siano buone, non abbiano dei flare, ed è la fonte di luce in campo. E come vi dicevo, la luce è morbida perché è grossa in rapporto alla vicinanza alla faccia. E poi il posizionamento di quegli attori era un posizionamento per cui dovevano essere un po' cupi, e se avessero fatto 10 cm più indietro, quella luce del neon li avrebbe completamente illuminati. Quindi insomma questo è il lavoro, non è aggiungo proiettori, tolgo proiettori e chissà che, semplicemente si tratta di fare delle scelte di questo tipo. Tenete presente che questo carcere è un carcere che veniva, non so chi di voi ha visto il film, è un carcere in dismissione, quindi i carceri, ecco, dal punto di vista, come dire, teorico e sociologico c'è un grosso errore, perché i carceri sono dei luoghi sovrailluminati per ragioni securitarie, e siccome invece questo carcere è un carcere che sta per essere chiuso, ho potuto decidere di mettere pochissime luci e fare un carcere molto cupo, perché sapevo che tanto era un carcere che veniva smontato in termini di racconto, perché lo stavano per chiudere, quindi la necessità di illuminare e di sovrilluminare come di fatto sarebbe in un carcere veniva meno, ma non me lo sarei permesso se quel carcere era affollato di 1000 detenuti. Cioè voi dovete pensare a quello, non solo a quello che vi piace, ma dovete pensare a quello che è una logica plausibile di racconto, perché sennò andate in una direzione diversa, estetizzante e basta.
questo è vale un po' per tutte le cose, insomma. Poi questo film era fatto di grandi totali e strettissimi primi piani, siccome poi alla fine invece il film era molto sugli attori, sono stati montati quasi solo i primi piani, e infatti il mio secondo operatore mi ha detto: oh, ma l'ho fatto solo io il film, perché i totali che facevo io non li hanno montati, pochissimi, hanno montato solo le strette, quindi è vero, sì, l'hai fatto solo tu. Vabbè, sono quasi a corto, sono short di parole fra un po'. No, vorrei farti qualche domanda sulla. Hai parlato praticamente dell'HDR, che è la possibilità di girare con una luce in campo, a un'alta esposizione, cioè un'alta sensibilità senza bruciare, quindi chiederti se puoi spiegare. Sì, certo. No, non volevo entrare in questioni troppo tecniche, perché okay. Penso che magari si annoiano, ma siccome è talmente semplice che ve la racconto molto facilmente. Allora, l'HDR è come se ci fosse una seconda esposizione, cioè voi fate la prima esposizione in cui le finestre e le abat-jour sono completamente bruciate perché state esponendo per il volto degli attori, e l'HDR è una seconda esposizione che viene fatta in contemporanea, molto più scura a seconda di quanto volete, che garantisce il fatto che c'è la lettura nelle altissime luci, cioè nelle finestre bruciate e per esempio nella abat-jour. In fase di post-produzione viene molto facilmente ricomposta questa cosa, e quindi avete questo effetto molto naturale, che è proprio come l'occhio nostro vede, di leggere la trama di una abat-jour, il vetro di una abat-jour, senza che questo sia sovraesposto. Idem per le finestre, cioè io posso oggi girare, a differenza del passato, utilizzando la luce meravigliosa, morbida, molto più morbida, che viene dalle finestre invece di quei nostri proiettori assurdi, insulsi e durissimi, perché so che quello che nel fotogramma A si vede bruciatissimo, invece ha una perfetta lettura, perché è esposto 5-6 stop più scuro dell'immagine A. E questa ricomposizione è facilissima, e questo permette di utilizzare un certo tipo di luce naturale che una volta era inconcepibile. Cioè io tornando, mi ricordo una volta abbiamo fatto questo, appunto, sempre questo film di Amelio in Cina che vi dicevo, c'era una scena al 40° piano di un grattacielo di un ufficio dove erano tutte finestre e dove si doveva vedere per forza fuori, perché dovevamo vedere che eravamo a Shanghai su un grattacielo, e quindi ho dovuto far mettere per un'intera giornata delle gelatine neutre alle finestre, cosa complicatissima, quindi c'erano 5 persone che mettevano gelatine neutre alle finestre per abbassare la luminosità dell'esterno, e fin qui ci siamo, va bene, ma poi dopodiché era buio anche dentro, quindi ho dovuto aggiungere delle altre luci internamente, che aggiungevano la luce che avevo tolto ma veniva solo internamente, per cui in qualche modo si vedeva fuori e dentro. Ecco, una cosa del genere oggi è assurda, inconcepibile e inutile, nel senso che io avrei la luce delle finestre che illumina gli attori e la luce del sovraesposto dell'esterno la leggo con l'HDR. Quindi il mio lavoro diventa più semplice, più veloce, più economico e anche più naturalistico, perché quando poi gli attori in quella scena con le gelatine neutre e con le luci che puntavano al centro si muovevano verso la finestra, perdevano la luce artificiale che avevo aggiunto io e entravano nella luce rimanente, quella che era rimasta attraverso le gelatine, e questo è un effetto assolutamente non credibile e non naturalistico. Cioè sono delle cose di cui io ho sofferto mostruosamente tutta la vita e che di cui adesso mi sono liberato. Però per dirvi quanto invece il mondo del cinema ancora oggi è tradizionalista e antiquato, questo sistema HDR che io uso praticamente tutti i giorni e continuamente non viene usato da quasi da nessuno, perché viene o non capito o temuto o considerato qualcosa di di non utilizzabile. E quindi ci sono un sacco di persone che usano la stessa macchina che uso io e non usano questo HDR, e quindi si comportano come se questa cosa meravigliosa e tecnologica non esistesse. Questo perché? Perché il conservatorismo e la resistenza all'innovazione è evidentemente cromosomica ed è estremamente dannosa. No, ma è perché probabilmente l'esperienza stratificata nel corso degli anni porta tutti noi, non me,
avere una diffidenza verso l'innovazione, verso la novità, verso la sperimentazione, che io trovo sia estremamente pericolosa e che vi inviterei, voi giovani, a superare. Perché se voi vi rifate, parlo come Di Maio oggi, se voi vi rifate agli esempi del passato, state veramente buttando via la vostra giovinezza e la vostra possibilità di innovazione, di sperimentazione. Rifacete. Invece abbiamo capito che la macchina, la tua preferita è la Red, che ha la funzione dell'HDR. Vabbè. Però anche il telefonino, vabbè. Anche. No, ormai perché sennò sembra, capito? Sembra che uno dice, ah, oddio, se non ho quella macchina, ma no, va bene qualunque cosa, cioè non c'è problema. E invece per quanto riguarda le lenti, hai qualcosa di preferito o adatti di storia in storia e no, come vai a scegliere? No, io uso sempre, sono un po' pigro, non mi va di fare i test nei laboratori dove affittano le lenti, non c'ho voglia, dico vabbè, adesso ho trovato queste lenti che funzionano bene perché sopportano appunto le luci molto forti senza fare flare, uso sempre quelle, ma insomma sono dei Leica, insomma, stiamo a fare la pubblicità proprio così, no? No. Comunque insomma, tecniche. No, ma sono abbastanza indifferente a tutto quello che riguarda la tecnologia, come dire, tutte queste distinzioni tra quella lente e quell'altra lente, basta che funzionano, va bene, cioè, i problemi sono altri, ecco. Invece, no, sono molto felice invece di questa, dei LED, perché i LED sono molto comodi, perché sono delle piastre di LED enormi, come delle specie, io li chiamo materassi, ma che sono come dei materassi di LED che hanno la possibilità di essere dimmerati, di cambiare colore, e sono una luce meravigliosa, morbidissima, e soprattutto hanno quelle griglie che orientano il flusso luminoso. Insomma, adesso non voglio scendere in particolari, forse a voi non me ne frega niente, però ci sono delle innovazioni soprattutto sulle luci che sono incredibili, sono dei tubi a stera a batteria meravigliosi, cioè c'è un sacco di luci nuove molto più interessanti della preistoria di 5 anni fa, e questo bisogna, invece su quello bisogna guardare molto. Poi una macchina piuttosto che un'altra, una lente piuttosto che un'altra, sono questioni assolutamente di lana caprina, cioè, no. Perché al momento la rivoluzione dei LED è stata molto preponderante, adesso è molto più comune vedere degli sky panel a LED che delle tungsteno, sì, anche se sì, ancora molti ci sono resistono. Molti esistono, certo, alcuni usano ancora i Jumbo, stesso discorso della Jumbo. Pellicola per te. Jumbo penso che sia un nome di un elefante, non so cos'è, sì. non lo conosco. Vabbè, vi volevo far vedere un ultimo pezzetto, perché penso che ci stiamo annoiando tutti un po', un ultimo pezzetto che di questo film Sempre Aria Ferma, dove nel carcere a un certo punto va via la luce, e va via veramente la luce, nel senso cioè, flickerano i neon e si spegne la luce e rimangono accese solamente le luci del muro di cinta, che erano proprio le luci del muro di cinta, io non ho aggiunto niente, e i guardiani illuminano tutta la scena con delle pile che avevamo scelto, che però sono delle pile che trovate cinesi dappertutto, e quindi la cosa era molto interessante e divertente, perché a quel punto i capi elettricisti erano gli attori stessi, per cui loro mi chiedevano dove la punto la pila, e io dicevo guarda, devi puntarla lì, esattamente lì, e loro, gli attori sono precisissimi sempre, erano fantastici, erano i migliori capi elettricisti che io abbia mai avuto, quindi recitavano e illuminavano, e questo mi ha entusiasmato, cioè proprio lì io ero un po' preoccupato, che dicevano no, adesso questi si distrarranno perché devono recitare e puntare le pile, invece proprio erano matematicamente scientifici, proprio bravissimi. Ecco, ve lo faccio vedere un pezzettino e poi basta. Cioè, di 10 anni fa una scena del genere era impossibile da fare così, nel senso che non era pensabile che delle torce illuminassero uno spazio così grosso, non era pensabile che delle lanterne così a batteria cinesi illuminassero. Poi adesso la scena prosegue, che loro fanno questa lunghissima cena con le batterie, con queste pilette che avevano messo sui tavoli, che sono più calde e sono state scelte apposta più calde, le torce sono un po' più fredde, cioè piccole cazzate, insomma, però quello che vi voglio dire è che questa possibilità offerta dalle tecnologie digitali rispetto alla ripresa è veramente straordinaria. Cioè una scena del genere, se avessi letto
la sceneggiatura di questo film in cui andava via la luce, c'era una scena di 15 minuti al buio con le torce, probabilmente 10 anni fa avrei detto no, non faccio il film, perché sarebbe venuto, l'avrei potuto fare, ma con un grado di irrealismo che non avrei sopportato. E invece l'idea che oggi si possa fare questo deve essere una cosa che spinge voi giovani a osare l'inosabile, perché adesso si può fare. Allora dovete inventarvi una nuova estetica, anche una nuova idea di, delle possibilità che il cinema e che la ripresa digitale offre. Non so chi di voi ha visto Atlantide di Yuri Ankarani, che è girato qua a Venezia. È un film girato di notte, con le barche, con pochissime luci, ed è una qualità visiva straordinaria, meravigliosa. Ecco, quello è un modo, discutibile o meno, se vi piace o meno il film, però dal punto di vista formale è un modo di inventare un nuovo linguaggio e di andare oltre le convenzioni stratificate dalle scuole di cinema, dalla manualistica e da tutte quelle cose che ti dicono si fa così e non si fa altrimenti, perché non si fa così e non si fa in qualunque modo, basta che questo qualunque modo oggi possibile sia adeguato al racconto e alla vostra storia. Quindi siete giovani, inventatevi qualcosa di nuovo e non fatevelo dire da un vecchio. Sono io. Grazie mille a Luca Bigazzi. Adesso è il momento di passare la torcia alla cerimonia. Ci hanno fatto cenno di chiudere. Se qualcuno ha qualche domanda, passo il microfono. Prova, ok. Prima hai parlato un attimino dell'HDR, di come non è più un lavoro legato al andare a scegliere quante luci mettere, ma molte cose vanno fatte in post. Io uso DaVinci, amo il lavoro della Color, sto cercando di fare questo e volevo chiederti quanto è a contatto il lavoro che fai ogni giorno all'interno dei tuoi film con il colorist e quanto stai assieme a lui successivamente, sì, dopo aver girato. Sì. Guarda, il colorist è praticamente il mio principale collaboratore, nel senso, il vero capo elettricista è il colorist, nel senso che io giro, poi ogni sera ci sentiamo al telefono, gli dico cosa ho fatto e gli spiego cosa deve correggere già sui primi giornalieri, sui dailies. E lui il giorno dopo mi manda una serie di still, cioè di fotogrammi di alcune scene, e io gli dico se va bene, e così, diciamo, va al montaggio. Le still le mando poi al regista, alla segretaria d'edizione, ai miei collaboratori, così vedono cosa stiamo facendo, e poi così al montaggio hanno già una base di color fatta. Poi, dopodiché, montano il film, il colorist mi manda via WeTransfer i rulli, io li correggo da casa con l'iPad, nel senso, con l'iPad si vede perfettamente, assolutamente uguale alla proiezione. Faccio delle still, delle cose che non funzionano, con la penna gli scrivo quello che gli devo scrivere, ma molto spesso sono cose legate più a rinquadramenti, cioè più sopra, più sotto, allarga, stringi, sposta, cose piccole di questo tipo. E gliele mando, lui corregge e poi dopo vado di nuovo in color, questa volta in proiezione, ma in 4 giorni me la sbrigo, insomma, un film. Quindi, diciamo, anche in questo il digitale aiuta tantissimo, cioè proprio non tornerei a stampare un film in pellicola manco morto, manco in catene. Io insisto su questa cosa perché so che sono annidati qua dentro dei germi di rimpianto della pellicola. Io lo so, ce ne sono almeno 1 su 20 dice come era bella la pellicola. No, vi state sbagliando. Sì, comunque la color è l'80% del lavoro di fotografia. Cioè, per dire, io ve l'ho già detto, lo ripeto, giro in una stanza bianca. Non metto nessuna luce perché magari mi va bene la luce alla finestra, o comunque metto delle luci ma non voglio più mettere delle bandiere per togliere la luce da certi punti perché non voglio ingombrare il set. Quei punti dove non voglio che ci sia la luce su quei muri bianchi li toglierò in post in maniera perfetta, senza nessun problema, e in 5 minuti invece di ore perse.
Poi se i muri sono scuri, meglio, però se no non c'è problema, lo faccio dopo. Cioè ci sono ben altri problemi, capito, a cui pensare sul set, no a fare le ombrette. Perché soprattutto, poi vi lascio in pace, se io ho una luce molto morbida, questa luce molto morbida è perché è molto ampia. Se mettere un'ombra su una luce molto ampia, ho bisogno di un'enorme bandiera, ancora più ampia, per cui praticamente se ho messo una luce ampia più una bandiera ancora più grossa non rimane più spazio e quindi non lo faccio. Lo faccio poi. Bello, no? Abbiamo dici, tempo allora che lavoro fai? Che stai a fare? Ok, abbiamo l'ultima domanda, se qualcuno vuole farla. Ah. C'è una ragazza là dietro. Speravo di avervi detto tutto, vabbè. No, prova. La mia è più una curiosità. Prima hai citato la produzione insomma internazionale, lavorare con gente in inglese. Ma per esempio con un film come This Must Be the Place o Youth, la giovinezza, come facevi tipo a dire a, non so, Champagne, che è anche un regista, come doveva mettersi, come doveva lavorare? Che tra l'altro, cioè, This Must Be the Place è anche un film che ha parecchi punti di luce, momenti con la luce forte, come la scena sulla neve, momenti come quello nella casa dove c'è poca luce, quindi niente, come facevi a lavorare sì, con lui? La neve non c'era, era in post-produzione digitale, è un VFX, vedi, già ti ho risposto. Non sembrava. No, ma poi Champagne è bravissimo, non devo dirgli niente. No, invece ribalto un po' la tua domanda, è più interessante capire come è andata invece con Abbas Kiarostami, che invece è iraniano, e che girava un film in Italia, perché io alla fine ero là in America con un regista italiano e l'attore era bravissimo, quindi non c'è problema. Invece lavorare con Abbas Kiarostami, che era un genio assoluto, è stato i primi giorni un po' più complesso, perché come dicevo oggi ai giornalisti con cui ho parlato, i primi giorni non è che ci capivamo tanto, e lui che era un genio è venuto dopo due giorni e mi ha detto: ho capito perché non ci capiamo tanto, perché tu leggi da sinistra a destra e io da destra a sinistra quando leggi un libro, che scrivono all'incontrario, e questo è stato, era quasi un gioco, no? Però era come dire ribaltiamo a vicenda i nostri punti di vista, infatti poi è andata benissimo. E però ecco, per esempio, quello era un film dove abbiamo usato la Red One, che era la prima Red, perché lui voleva girare in digitale, io ancora ero un po' restio, perché in fondo dico cavoli, un film così, poi giriamolo in pellicola, ero vecchio, io ero molto più giovane lui. Abbiamo girato con la Red ed è stato meraviglioso, perché lui giravamo di giorno, lui la notte andava al montaggio, perché il montaggio era già pronto, giravamo in Toscana, se no avrebbe avuto il materiale una settimana dopo, montava e il giorno dopo ci diceva se quello che avevamo fatto andava bene o se andava rifatto, perché voleva cambiare le cose. E quindi era molto interessante, cioè il film è bello anche perché c'era questo enorme vantaggio che lui poteva decidere il giorno dopo di rifare tutta la giornata, e quindi già lì ho iniziato a capire che forse, nonostante la bassa qualità della Red One, forse il digitale apriva delle strade molto 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 più interessanti per tutti quanti, per i registi e per la fotografia. Abbas era un genio. Grazie mille a Luca Bigazzi per queste due ore. Grazie all'invito di Roberta Novielli. Niente, passiamo la torcia alla fine, alla cerimonia di chiusura. Va bene, grazie. Ribellatevi.